di dire usiamo il fondo salva stati per garantire il 20% del debito sovrano, il resto che sia un qualcosa di collaterale, perché di per sé oggi tutto sommato il buco complessivo che sarebbe da coprire sull'Europa sono di circa 2.000 miliardi, quindi circa 4 volte, 5 volte il fondo salva stati. Quindi i casi sono due: o mettiamo altri soldi, cioè i contribuenti mettono altri soldi lì dentro, e comunque oggi come oggi non ci pensa nessuno a fare un discorso di questo tipo, o se no il fondo salva stati è, diciamo, veramente un pannicello caldo. Oppure ci sarebbe la patrimoniale per trovare fondi, chi vuole Ma partire? 2.000 miliardi.